Questo, diciamo, è il secondo tempo di una partita fondamentale. Ovviamente il primo tempo è stato importantissimo, non era scontato la firma oggi dell'accordo. I punti di partenza erano piuttosto distanti. Oggi il Porto di Gioia Tauro sarà rilanciato. Perché come possiamo andare oltre al rilancio? Come possiamo superare le prospettive ancora più ambiziosi attraverso l'intermodalità? Io penso che oggi la soluzione migliore sia quella di far passare tra San Ferdinando e Rosarno e tutte quelle tratte che oggi non hanno le caratteristiche tecnologiche tali per supportare diciamo, nuovi treni con i container da 750 metri, sia quella di far passare ad RFI la proprietà sia del sedime che dei binari. Io ringrazio ufficialmente il commissario Agostinelli ed il prefetto, specificando meglio quanto ha detto poco fa di fronte ai lavoratori. Ringrazio il prefetto perché è stato in grado di mantenere una certa condizione di pace sociale e di tranquillità in una zona, in un territorio, all'interno di una comunità che poteva tranquillamente non esserci. Perché la prospettiva negativa andava avanti da anni e non era per niente scontato il fatto che venisse risolta. Come non era scontato il fatto che, come il 26 febbraio ho annunciato, l'ultima volta mi pare fosse il 26 febbraio, poco più di un mese fa, sempre qua, a Gioia Tauro, che avremmo inviato una lettera di messa in mora a tutta Concip, a tutto il concessionario, che riprendesse con gli investimenti e nel rispetto di quanto era inserito come impegno nella convenzione stessa. Impegno, come c'è stato un mese fa, come c'era 3 mesi fa, ci sarà anche nei prossimi mesi, come ci sarà la presenza del sottoscritto, del mio staff del Ministero e di tutto il Governo. Tra l'altro, con tutta probabilità, noi faremo un Consiglio dei Ministri proprio a Gioia Tauro nelle prossime settimane.